Buonasera a tutti amici della Kickoffense, amici della pallacanestro dalla Chioene Arena di Padova. Siamo a 3 minuti e 48 dall'inizio di questa importantissima sfida per la Recchico, che ricordiamola è reduce dalla sconfitta casalinga con l'Ecco della scorsa settimana. Io come sempre sono Luca Del Favero, che anche oggi vi racconterà questa partita, che come ben saprete non avremo l'opportunità di trasmetterla in diretta video ma in diretta audio, ovvero la vecchia cara radiocronaca. Direi che comunque sarà comunque un pomeriggio davvero entusiasmante, di una gara che sta davvero raccogliendo molta gente sugli spalti. Tra i tanti fantini ci sono anche due VIP, ovvero Matteo Fantinelli, il fantino che tutti conosciamo per giocare a Treviso in Serie 2 con la De Longhi, e il suo compagno di squadra Matteo Negri. Entrambi hanno giocato oggi alle 12.30, battendo tra l'altro il Trieste di 20 punti, confermando l'ottimo momento di Treviso, che è la nona partita consecutiva. Non sono fatti quindi scappare l'opportunità di vedere questa partita che promette assolutamente scintille. Faenza, informazione completissima, sono i 10 soliti a disposizione di Coach Regazzi. Padova invece non ha Lazzaro ma Canelo in panchina, anche se crediamo sia più che altro soltanto andato a fare numero, perché ricordiamo che è ritornato in settimana a allenarsi dopo lo strappo al retto femorale che l'ha tenuto fuori diverse settimane. Lazzaro invece ha terminato la stagione in anticipo per la rottura del legamento crociato. Padova che si è rinforzata con due giovani, uno è Desardo, tra l'altro ex Treviso, quindi ex compagno di squadra proprio di Fantinelli e arbitri della partita, Negri, il signor, e l'altro è Maresco, che abbiamo visto con Piacenza. Tra l'altro c'è anche una nota di colore, in quanto la mamma di Desardo è Rosalba Lofaro, che i più attempati, diciamo così, conoscitori di pallacanestro Faentina se la ricorderanno in maglia Club Atletico Faenza negli anni 80, dunque una serie di incastri, di incroci, davvero, che rendono ancora più interessante questo incontro. Arbitri del match coppia senese con Alberto Giansante, Diletta Bandinelli di Murlo, provincia appunto di Siena. È tutto pronto per l'inizio. Puoi partire per Parigi. Dicevamo di una buona cornice di pubblico per un'arena che è davvero bella, dove tra l'altro gioca la Serie 1 di pallavolo maschile, e ci sono anche tantissimi concerti di artisti internazionali e italiani. Abbiamo visto poco fa il cartellone, davvero tante belle serate in questa arena, appunto la Chioene Arena di Padova. Con la solita maglia nera da trasferta, Padova con la maglia bianca invece. Già Faenza si sente dagli spalti, carichissimi i nostri tifosi. Allora, Faenza dunque in maglia nera, dicevamo, con gli attoni Chiappelli, Pagani, Perin e Venucci. Dall'altra parte invece abbiamo Nobile, Desardo, il numero 13 Piazza, numero 34 Crosato. E il numero 16 Maresca. Primo possesso dell'incontro nelle mani proprio Padova, con il numero 13 Piazza, che lo scorso anno ha giocato con il nostro Venucci
in Serie A due vecchietti, Piazza entra, due punti facili facili per lui, 2-0 dunque per Padova, non l'ha presa benissimo. Sta già dall'altra parte, Iattoni per Chiappelli, Pagani, gli sfugge la palla dalle mani, davvero sembrava avesse una saponetta. Pagani che deve un attimo rientrare un po' in condizione, non sta giocando benissimo nelle ultime partite per colpa anche di quel problema alla caviglia che l'ha tenuto fuori nel derby contro Forlì. Tripla, segna ancora Schiavon questa volta, 5-0 dunque, grande partenza di Padova. Vediamo come risponde l'Arechico, Venucci fuori per Iattoni, difesa schierata, sotto Chiappelli, bel movimento, forse c'è anche il fallo di Nobile, gli arbitri però lasciano proseguire. Allora la palla è recuperata da Piazza che scarica ancora per Schiavon, bravo Iattoni a rubare palla, ad anticipare l'avversario e la palla finisce nelle mani di Venucci che può ridare il pallone a Perin, dunque 8-40 alla fine, 5-0 Faenza, scarico fuori per Chiappelli, la tripla di Gio, errore e nel traffico Pagani riesce quasi a prendere il pallone, poi lo tocca, finisce sul fondo e dunque sarà rimessa a Padova. Un minuto e 24 è trascorso, 5-0 per il Padovani, Faenza Faenza è l'urlo che si sente, sembra davvero di giocare in casa. Crosato fuori ancora per Schiavon, sotto per Crosato, buona guardia Iattoni su di lui, poi scarico per Piazza, sotto per Nobile, Nobile si gira, il movimento di Nobile, 7-0, grande partenza di Padova. Iattoni scarico per Chiappelli, altra persa da Faenza, time out quasi time obbligato da coach Regazzi, davvero un brutto avvio, due minuti molto molto negativi, ne parlerà un po' su. Ricordiamo intanto un po' i risultati di questa giornata che già ieri ha iniziato veramente con il botto, nel senso che i Tigers Forlì hanno battuto Centro, si sono portati dunque a due soli punti da Faenza, Piacenza ha battuto Crema raggiungendo proprio Crema al secondo posto, Costa Volpino ha battuto Olginate facendo capire di non voler assolutamente chiudere all'ultimo posto e Lugo ha perso in casa con Desio la sesta partita consecutiva, si giocano oggi Padova-Faenza, Vicenza-Bernareggio, Lecco-Reggio Emilia e Rimini-Palermo che tra l'altro, questa è una curiosità, non si gioca a Rimini perché il Flaminio è entrata un po' d'acqua vista le abbondanti piogge del giorno e si gioca nella vicina Sant'Arcangelo, dunque una stranezza, ma ritorniamo qui a Padova perché la partita è davvero molto molto importante. Si ritorna in campo, non ci sono cambi nelle due squadre, Desardo, Piazza, Crosato, Nobile e Schiavon dunque per Padova. Siamo già sotto la metà campo, nella metà campo di Padova, grande movimento di Perin che anticipa Desardo e obbliga anche lo stesso Desardo a recuperare a commettere il primo fallo nel tentativo di recuperare il pallone, dunque primo fallo dell'incontro messo da Desardo. 7:48 alla fine, 7-0 per la Virtus Padova, ascolta un Arechico che non ha ancora trovato il primo canestro, Chiappelli sta scivola, poi dopo si rialza, subisce fallo da Crosato, ci saranno due liberi per Gio, direi che il time out fino a questo momento è andato molto bene, si è vista una faccia diversa dai giocatori dell'Arechico. Sbaglia il primo Chiappelli, segna il secondo, dunque primo punto del match, dunque 7-1 Padova, 7:34 alla fine del primo quarto. Crosato, difesa schierata da parte di Faenza, fuori per Piazza, su di lui Venucci, Piazza
prova a entrare, preferisce lo scarico per il numero 34 Crosato, tira la tripla, l'errore poi nel traffico. Faenza recupera palla con l'ultimo pallone toccato da Nobile, è stato comunque molto bravo Iattoni, coadiuvato da Pagani nell'andare a recuperare palla e ad andare la palla a sbattere su Nobile. Dunque palla nelle mani di Faenza, Perin fuori per Chiappelli, Venucci ancora Perin, bella fuori per Chiappelli, Iattoni, Chiappelli gioca 2 da 3, Chiappelli segna Gio, quarto punto. E adesso il punteggio fa meno paura, 7-4, mini break di 4-0 Rechicco, 6-45 alla fine del primo quarto. Schiavon, Piazza, Pagani su Piazza, uso del piede perno di Piazza, fuori, Nobile, bello l'anticipo di Chiappelli, ma la palla finisce ancora nelle mani di Piazza, il piazzato di Piazza. Piazza! Segna i primi due punti, 9-4 Padova. Tutto bene in difesa tranne l'ultima parte. Iattoni con una magia segna il canestro, subisce il fallo del numero 5 Schiavon. Allora il numero 5 Schiavon, primo fallo. 9-6, un canestro molto in stile campetto. Sbaglia Iattoni, ma grande rimbalzo recuperato da Pagani che può ridare la palla a Perin che è fuori dai 6.75, chiama lo schema, prova a penetrare Perin, scarico ma finisce nelle mani di Crosato e può già andare dall'altra parte. Padova, Nobile, c'è la stoppata di Chiappelli ma il fallo era stato sanzionato in precedenza a Iattoni. Primo fallo di Iattoni, due liberi. Primo fallo personale per Nobile, che abbiamo visto a Faenza una decina di anni fa con la pallacanestro Faenza. Intanto c'è Coach Rubini che sta catechizzando i suoi. Nobile sbaglia il primo, segna il secondo. Dunque 10-6, primo punto, anzi terzo punto di Nobile. 10-6, 6 esatti alla fine del primo quarto. Iattoni fuori per Venucci, gioca 2 con Pagani, Venucci prova a entrare ma Nobile fa buona guardia, scarico, fa fatica a penetrare, fa entra molta fatica Perin, sotto per Pagani, Pagani da sotto, errore, Chiappelli poi, Capin, vincente, sesto punto per Chiappelli, 10-8, meno 2, è lì, la Rechicco è lì, 5-30 alla fine del primo quarto, dopo il 7-0 iniziale è tutta un'altra Rechicco, ma d'altronde non poteva essere quella la squadra che tutti conosciamo, Iattoni, ottimo, va a sporcare la linea di passaggio di Nobile su Piazza. Dunque 11 secondi al termine dei 24 per imbastire un'azione per Padova che dà la palla a Desardo, non ci sono stati finora cambi in nessuna delle due formazioni. Piazza, ancora Piazza, sotto per Nobile, difesa ottima di Chiappelli e poi succede di tutto ma la palla finisce ancora nelle mani di Faenza, praticamente ha provato due volte a tirare Nobile, prima Chiappelli poi Pagani, la palla però recuperata da Piazza che subisce fallo e fallo del numero 16 il Pagani. Fallo è di Pagani, primo fallo ma ha preso un colpo alla coscia Chiappelli, dolorante, niente di che perché sappiamo tutti che Chiappelli è un leone. Allarme rientrato, dunque 10-8, 5 esatti alla fine del primo quarto, Crosato fuori per il numero 5 Schiavon, lunga la sua tripla, rimbalzo di Chiappelli, attenzione perché adesso la Rechicco ha il pallone per andare a impattare, Pagani fino in fondo, segna Pagani, due punti d'oro, 10 pari, non bellissimi dal lato visivo, un po' macchinoso il movimento di Giordano ma va benissimo così, 10 pari dunque, recuperato il break iniziale di Padova. Ancora Schiavon, prova la tripla, sbaglia ancora Chiappelli, vola sulla testa di Crosato a recuperare un gran pallone, Chiappelli fino in fondo, poi viene stoppato da Nobile.
Ancora crossato da tre, questa volta la mette. Crossato! Primi tre punti per lui. Adesso anche Padova fa molta fatica ad entrare. Ha preferito questa conclusione della lunga distanza, è già la quarta. Poi c'è il fallo ai danni di Perin. Vediamo di chi. Fallo del numero 13 di Piazza. Primo fallo. Primo fallo. La sta già un pochino la tensione in campo, nel senso che poi tutti i giocatori vanno a parlare con gli arbitri. Perin, 3.58 alla fine, sempre 13-10 per Padova. Bella palla sotto per Pagani, si gira, errore, peccato, poi Chiappelli ruba una palla d'oro dalle mani di Crosato, ma purtroppo la riprende Piazza. Davvero velocissimo il playmaker di Padova, in ogni situazione riesce a fare la cosa giusta. Adesso però prova a tirare, sfortunato, perché il ferro gli dice di no, rimbalzo di Fagnes. Davvero bisogna stare molto attenti, perché alla minima esitazione sono guai. Perin, passaggio no look per Pagani da sotto, magia di Perin, anche assist meno adesso in una prima parte di gara dove non si è visto molto Venucci. 13-12 per Padova e 3-15 alla fine. Fallo intanto di Perin, anzi no, fallo del numero 16 di Pagani. Pagani, il secondo fallo. Doppio cambio per Padova, escono Schiavone e Nobile. Entrano Maresca e Miaschi. Esce Pagani, gravato dunque di due falli, ed entra Silumbani. Attenzione proprio a Miaschi, ha un 2000, ma che è davvero un gran talento, sicuramente uno dei primi 2-3. Classe 2000 d'Italia, in doppio tesseramento con la Reier Venezia. Tanti in lunetta va Desardo, sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, poi però è più lesto di tutti Crosato a recuperare palla. Prova ora proprio lui da tre, ma desiste perché Chiappelli gli mette la mano davanti. Ora preferisce passare alla Piazza con 5 secondi per imbastillazione. Crosato ancora da tre, carica il braccio, errore, e lascia uscire la palla, la recupero per guadagnare questa rimessa quando mancano 2.59 alla fine del primo quarto. Sempre 13 Padova, 12 Recchico. Venucci, palla in mano, prova a entrare, preferisce scaricarla per Iantonia, passaggio troppo alto, si perde fuori dalla linea di metà campo. Fa un segnale di ok Iantoni con Venucci. Dunque si riparte dall'altra parte, ancora piazza fuori per Miaschi, che prova la tripla lunga. Iattoni si intestardisce molto Padova nel tirare da tre, fino ad ora ha segnato 2 conclusioni su 7. Forse perché Panza sta difendendo molto a zona, non è una strategia che sta pagando. Silimbani sotto canestro, nell'area pitturata, bello lo scarico per Perin, ma Piazza gli ruba palla e va fino in fondo a depositare a canestro. C'è qualche errore, diciamo, per quanto riguarda i passaggi di Faenza. Intanto Perin, passaggio lungo, siamo già dall'altra parte. Maresca punisce ancora Faenza, 17-12, con l'arma proprio di Faenza della transizione. Ha colpito con due canestri davvero importanti, 17-12, 1.50 alla fine. Chiappelli fuori per Iattoni, corto il tiro, finisce nelle mani di Piazza. Ancora Miaschi dall'altra parte, Iattoni anticipa Maresco, palla esce, esce Iattoni, entra Brini. Per Padova, 1.33 alla fine. Miaschi, palla in mano, Silimbani chiama la difesa Maresca, poi stoppatissima di Brighi che va a recuperare palla. Faenza si distende, Perin, il piazzato di Marco lo mette, segna, primi 2 punti anche di Perin, 17-14, meno 3 Rechico.
1 e 10 alla fine, meno 3. Dunque, perde palle in maniera banalissima Padova, la recupera Chiappelli, dai ragazzi, questo è un ottimo possesso per raggiungere la parità. Sili Imbani prova la tripla, Sili segna, Sili Imbani 17 pari, risponde con la tripla anche Faenza, 49 secondi, dunque Sili prende i suoi punti, 17 pari. Maresca fuori per Desardo, c'è cioè il fallo di Brighi, fallo, due liberi. 24, Brighi, primo fallo personale. Cambi da entrambe le parti, entra Romando, esce Chiappelli. Entra Calzavara, dall'altra parte esce Desardo, entra Calzavara, altro giovane. Anzi no, chiedo scusa, non ci sono i liberi perché è l'ultimo fallo, è il quarto fallo, dal prossimo si tira. Dunque 38 secondi alla fine, 17 pari, perfetta parità. E 10 invece sono i secondi per costruire un'azione. Brighi, palla sotto per Crosato, piazza, prova a segnare, ma poi c'è l'ottima difesa di Faenza. Anzi no, scusate, Maresca segna al filo del 24, sembrava davvero fosse arrivato dopo il tiro, invece proprio lì, ma dall'altra parte c'è già Perin che segna altri due punti. 19 pari, davvero ritmi altissimi. 8 secondi alla fine, dunque ultima palla nelle mani di Padova. Piazza perde palla nel traffico, la recupera Venucci, ma gli arbitri dicono palla 2. Dunque palla per Faenza perché viene premiata dalla Francia, 1 secondo e 6 decimi alla fine, 19 pari. Silimbani prova la tripla, un po' difficile, errore, finisce il primo quarto, 19 pari per un Arechico che comunque, tranne la partenza iniziale, i primi minuti diciamo, non ha assolutamente sfigurato. Deve capire che al primo errore Padova colpisce. Protezione e trasparenza. Vuoi risparmiare sul e dopo col passare dei minuti ha ripreso. Vuoi risparmiare un po' sulla luce? Anche fiducia nei propri mezzi. Andiamo a vedere un attimo le statistiche proprio dei Fantini. 6 sono i punti di Chiappelli, 4 di Pagani e di Perin, 2 di Iattoni, 3 di Silimbani, che è il che poi è frutto della tripla che ha regalato poco fa la parità del 17 pari. 19 pari invece è il risultato del match dopo 10 minuti molto molto combattuti. Andiamo a vedere un attimo cosa sta succedendo negli altri campi. Vicenza al termine del primo quarto vince di 5 punti con Bernareggio, Reggio Emilia vince di 5 a Lecco, mentre Rimini Palermo sono ancora sullo 0-0, probabilmente dovrà, anzi sicuramente dovrà ancora iniziare la partita. Corri da Autobase, partner ufficiale della Virtus. Per quanto riguarda invece le statistiche, vediamo un 6 su 10 di Faenza da 2, un 2 su 4 da 3, un 1 su 3 ai liberi. Non hanno tirato benissimo entrambe le formazioni, 1 su 4 i padovani, 1 su 3 invece l'Arechicco. Per quanto riguarda invece gli imbalzi, siamo lì 10 a 8, ma sono le 6 palle perse che lasciano un po' l'amaro in bocca, ma del resto quando grazie. Comunque 19 pari con 6 palle perse, direi che comunque è un ottimo, davvero un ottimo risultato. Si ritorna in campo per il secondo quarto, a Romando, Perin, Silimbani, Venucci, Brighi per Faenza, Piazza, Calzavara, Maresca, Miaschi e Crosato invece per Padova. Primo possesso nelle mani ancora di Padova, piazza sotto per Crosato, su di lui Brighi, buona guardia di Brighi, palla sotto per Maresca con qualche difficoltà, la passa Miaschi, 5 secondi per un tiro, la difesa di Faenza finora ha fatto tutto molto bene. Crosato prova la tripla, sbaglia l'errore, Silimbani però si fa anticipare da Maresca che passa fuori per piazza, ancora errore, poi vola nel cielo Romando, ma ancora una volta Faenza non recupera il pallone.
pur prendendolo, e poi c'è Brighi che per cercare di recuperare palla che stava per andare sul fondo va a sfondare letteralmente uno dei cartelloni pubblicitari. La morale di questi primi 35 secondi è che la palla va nelle mani di Padova a 10 secondi dall'imbastire l'azione. Ricordiamo sempre 19 pari, Crosato fuori per Maresca, segna, sesto punto per Maresca, si è fatto trovare al posto giusto, al momento giusto, lui che a Piacenza non ha avuto molto spazio, sta invece giocando da protagonista qui a Padova. Brighi contro Crosato, prova a entrare, mismatch notevole tra i due, prova, poi si prende un fallo con grande mestiere Brighi, grande per Crosato, si tratta del fallo, secondo del fallo 34, due falli per Crosato, due falli per Pagani. Non ci saranno però i liberi. Rimessa per Faenza con Perin, fuori per Venucci che fino ad ora, ricordiamolo, non ha messo il proprio nome nel tabellino. Perin, forse c'era fallo su di lui, che avrei anche la parola forse, mentre tirava da tre, l'errore, la palla va nelle mani di Calzavara. Dunque siamo già da quell'altra parte, più due Padova, 21-19, 8-40 all'intervallo. Piazza fuori per Calzavara, Calzavara entra, Silimbani spassa e ruba il pallone, poi Aromando per Brighi, fino in fondo Brighi, l'erroraccio di Brighi, ma Perin va col tap-in, 21-21, diciamo che perdoniamo Lorenzo per questo errore, visto che comunque poco fa si è preso quell'ottimo fallo ai danni di Crosato, che ha già due penalità. Parità dunque ancora, 21 pari, piazza la magia, il canestro gli sputa il pallone, Silimbani recupera palla, gran bell'impatto di Silimbani sul match, si vede che oggi sta meglio rispetto ai giorni scorsi. A Romando dall'altra parte, l'errore, poi recupera ancora palla Romando nel traffico, però va a piazza che può fino in fondo andare, ma poi attenzione perché Perin gli sporca quasi la palla, piazza la riprende, va a depositare questa volta sì il suo ottavo punto, 23-21, davvero colpisce in velocità Aromando, subisce fallo da Maresca, ci saranno due liberi. Primo fallo per Maresca. Intanto entra il capitano Benedetti al posto di Perin. Poco fa dicevamo partita importantissima per Faenza, perché ricordiamo che vincendo andrebbe a 4 punti dal secondo posto addirittura, ma importantissima anche per Padova che è in piena corsa per un posto playoff. Tra l'altro in casa ha vinto 9 delle 11 partite disputate. Romando intanto segna il primo e sbaglia il secondo, quindi 23-22, si porta sotto di una lunghezza l'Arechico quando mancano 7:30 all'intervallo. Sempre difesa schierata, piazza fuori per Crosato, ancora per Maresca, gioco a due con Calzavara, Benedetti, poi Brighi anticipa Crosato, ma questa volta, anzi è Romando, scusate, questa volta fallo del numero 0, commette fallo Romando, primo fallo per lui. La rimessa da fondo campo per Padova, Maresca fuori per Crosato, ancora quasi stava provando il tiro, già ha tirato 4 volte da 3 Crosato, segnandone solo una, 6 secondi per imbastire l'azione, piazza prova ad entrare, ma Silimbani fa buona guardia, poi piazza però fa la magia e segna il decimo punto. Qui bravissimo piazza a deludere Silimbani che aveva fatto davvero tutto bene. Intanto Venucci continua ad essere marcato molto bene dai giocatori di Padova, a non avere grandi spazi. Adesso però mi smentisce Mattia con la prima tripla del match, 25-24 del resto, anzi 25 pari del resto, quando lasci in mezzo centimetro a Venucci, questa è la morale. 6:40 alla fine, 25 pari. Miaschi, buon gioco dietro la schiena, poi tira, errore, rimbalzone ancora di Venucci, passaggio no look per Brighi, sei già dall'altra parte Brighi, c'è fallo di Miaschi su di lui, incredibile come non abbiano fischiato questo contatto. La palla però va nelle mani proprio di Miaschi che dà già a piazza, siamo già da quell'altra parte. Maresca, sfondamento di... no, incredibile, travolge letteralmente fallo del numero 24.
travolge letteralmente Brighi, ma gli arbitri danno non solo il fallo a Brighi, che è il secondo, ma addirittura il canestro buono, quindi 27-25, ce ne sarà per 3. Entra De Zardo intanto al posto di Piazza, dunque 27-25 con la possibilità di andare a più 3 per Maresca, se riuscirà. Maresca dunque segna il suo settimo punto, 28-25, più 3, tutto bene dunque per Padova in questo frangente. 6 esatti all'intervallo. Venucci prova di te, ma poi desiste, fuori per Benedetti, segna Benedetti la tripla pesante, 28-28. Ha capito Padova che non deve lasciare troppo lo spazio del 6-75 all'Arechico. 2 su 2 nelle ultime azioni per Faenza, 28 pari, 5-45, di un match che sta davvero volando. Miaschi su di lui, Brighi, Miaschi prova a entrare, poi pesta la linea di fondo Maresca e stavolta Silimbani non l'ha fatto più entrare. Cambio Virtus Padova, esce Miaschi, entra Schiavone. Entra intanto Schiavone ed esce Miaschi. 5.37 alla fine, 28 pari. Benedetti, palla importante per l'Arechico che sarebbe quella di un potenziale vantaggio. Brighi fuori per Venucci, Silimbani gioca due con Venucci, Venucci prova a uscire dal blocco, fino in fondo Venucci si prende il fallo di De Zardo. Fallo del numero 20, De Zardo. Secondo fallo anche per lui. Dunque due liberi per Mattia Venucci sul, ricordiamolo, 28 pari. 29-28, più uno Faenza. C'è intanto il suono del clacson qui negli spalti di Padova, come abbiamo sentito anche al Palacattani. 30-28, cambio per Faenza, 2 su 2, esce proprio Venucci, al suo posto entra Perin, esce Silimbani, al suo posto entra Chiappelli. La morale però è che Faenza è avanti di 2 punti, dunque il primo vantaggio del match, 28-30, 5-10 all'intervallo. Si prende in di fondo De Zardo, bellissimo canestro, primi due punti dell'incontro, ha trovato la maniera migliore per segnarli. 30 pari. Brighi, Perin prova a battere proprio De Zardo, scarico sotto per Aromando, Aromando da sotto, errore, poi commette fallo. Fallo di Aromando. Secondo fallo, primo fallo. Ah, secondo fallo, infatti ha sbagliato lo speaker. Cambio, esce Brighi, entra Iattoni. Faenza ha fatto praticamente fallo quasi con gli stessi giocatori, sempre con questi giocatori. Brighi, Pagani e Aromando hanno due falli a testa, uno per Iattoni. Iattoni, ricordiamolo, che è entrato proprio adesso. 4.38 alla fine, 30-30. Adesso è Padova ad avere il possesso della possibile, del possibile vantaggio. De Zardo entra, poi però la difesa di Faenza non fa passare nessuno, la palla schizza, finisce nelle mani di Perin, che però non la prende, va nelle mani di Crosato, il capitano, punisce da 3 punti, 33-30, è un tiratore da 3, forse a volte anche troppo, si intestardisce sulle conclusioni, a 2 su 5, ma questa è davvero pesante. 4-10 alla fine, Benedetti a Romando, si prende la linea di fondo, fallo di Maresca. Fallo del numero 16, Maresca. Maresca, secondo fallo. Secondo fallo personale. Anche De Zardo e Crosato hanno due falli per Padova. 4 invece sono i falli di squadra per Padova. Benedetti, prova la tripla, segna Benedetti! 2 su 2 per il capitano. 33-33, risponde ancora Faenza con una tripla, come era accaduto già poco fa. 3.50 alla fine, Perin. Fallo del numero 5, Perin. E anche Perin va a commettere il secondo fallo personale. Rimessa per Padova, nelle mani ancora di Maresca. Calzavara.
crosato ancora da tre e ancora fa canestro, quindi ha ragione lui. 9 punti, 36 a 33, 3 su 6, 3 e 25 invece sono i minuti che ci separano dall'intervallo. A Romando la linea di fondo, poi lo scarico per Perin, con qualche difficoltà Perin prende palla, Benedetti sotto per Chiappelli, gran passaggio di Chiappelli, di Benedetti per Chiappelli, poi palla persa in maniera banalissima da Padova, crosato, non si capisce con Calzavaro, la palla esce, dunque palla per Faenza, time out obbligatorio di coach Rubini che va a redarguire i suoi. Dunque 36 a 35 Padova, ma possesso importantissimo per la Recchico. Che tranne che con Brighi è andata a referto con tutti i suoi giocatori. Finora è stata un buon secondo quarto, un dato emblematico è che non ci sono state palle perse, anzi è stata una grande attenzione e questo si vede proprio anche dal punteggio, con una Padova che finora si è aggrappato molto a Crosato in questi ultimi minuti, dopo che Piazza aveva fatto davvero vedere ottime cose. Dunque 3-0-7 alla fine, 3-6-3-5 più 1 per Padova. E rimessa per la Recchico. Chiappelli, Perin, Benedetti, Aromando e Iattoni sono i 5 di Faenza. Dall'altra parte abbiamo Crosato, Piazza, Desardo, Maresca e Schiavon. Iattoni alla rimessa, fuori per Chiappelli, autore poco fa del suo 8° punto. Benedetti prova a entrare, poi però trova l'avversario, ora preferisce scaricarla fuori per Perin. Perin con Desardo, chiama lo schema, invita all'isolamento Chiappelli, prova la tripla Perin, segna solo rete Perin, in faccia Desardo. 9° punto per Marco, 3-6, 3-8 e ovviamente immancabile il coro, siamo venuti fin qui per vedere segnare Perin. 2:40 alla fine, fallo di Chiappelli, è il primo fallo di Joe. Fallo due liberi. 19, Chiappelli, primo fallo dunque di Chiappelli, entra Sinimbani, esce a Romando. Faenza a bonus, commesso proprio col fallo di nata bonus proprio con il fallo commesso da Chiappelli, mettere a 4 penalità Padova. Esce Maresca, entra Nobile, dunque un po' più di centimetri sotto canestro. Sempre 38 a 36. Per Faenza, due liberi per Desardo. Segna il primo, ricordiamo Desardo, arrivato da Treviso, è ancora in doppio tesseramento comunque con la squadra trevigiana. 2 su 2. Desardo. 2 su 2 di Desardo, dunque 38 a 38 a 2 e 33 dall'intervallo. Chiappelli. Perin. Circunnaviga tutta la zona, poi Sinimbani si prende uno stoppatore da Nobile. Bravissimo Sinimbani ad andare al tiro, ma bravissimo anche Nobile a stopparlo. Siamo già dall'altra parte, Crosato, scarico per Schiavoni, Attoni, poi non si sa come recupera palla, nel senso che il suo marcatore era andato già oltre, ma lui è riuscito con una magia a recuperare palla. Siamo già però nella metà campo di Faenza, anzi proprio sotto il canestro di Faenza, che recupera palla con Iattoni, ancora con una magata per le palle di Sinimbani. Vi invito domani ad andare a vedere sul nostro canale di YouTube la partita, perché davvero ci sono delle azioni molto molto belle. Sinimbani da sotto questa volta non sbaglia, quinto punto per lui, 38 a 40, ancora più due di Faenza. Davvero Iattoni ha fatto due azioni bellissime. 1:40 alla fine, 100 secondi alla fine di un primo tempo davvero scoppiettante. Schiavon va già su di lui, Perin allora non può far altro che passare a Desardo. Nobile su di lui, Sinimbani. Desardo si prende la tripla, la sbaglia, sotto ancora Iattoni, che sembra che abbia la calamita nelle mani in questi ultimi minuti. Perin palla addirittura per allungare per Faenza, il piazzato di Perin, errore, sotto però c'è Crosato che prende palla e la dà al
compagno piazza 1.10 alla fine, sempre più 2 Rechico, 40-38, piazza fuori per Crosato, Chiappelli stavolta gli si mette davanti, non gli consente più le triple, perché dopo tre triple è meglio non farne tirare altre. Errore di Schiavon, errore banale in penetrazione, si prende però il fallo di Silimbani. Primo fallo di Sili, rientra Venucci per Benedetti, dunque Aromando, Pagani e Brighi hanno tre falli, Chiappelli, Iattoni, Perini e Silimbani ne hanno uno, dall'altra parte invece abbiamo Maresca, Desardo e Crosato con due e Piazza e Schiavon con uno. Ragazzi, va a parlare con il primo arbitro Alberto Giansant. Schiavon è sulla lunetta. Sbaglia il primo. 3 su 7 ai liberi per Padova. Segna il secondo Schiavon. Quarto punto, 3-9, 4-0. 59 secondi. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Chiappelli per Venucci, Silimbani, scarico per Iattoni, prova la tripla Iatto, errore, rimbalzo di Piazza, 45 secondi, meno 1 Padova, 39-40, Piazza fuori per Desardo, su di lui fa buona guarda Iattoni, allora la passa a Schiavon, difesa ancora zona difensa, Piazza su di lui Silimbani, 10 secondi per l'azione, nobile, bello lo scarico per Schiavon che può provare il tiro, errore, Chiappelli vola in cielo e guadagna il fallo e due liberi. Il fallo di Nobile, primo fallo, dunque 24 secondi alla fine, due liberi per Chiappelli. Segna il primo, nono punto per Gio, 3-9-4-1. Sbaglia il secondo, poi il rimbalzo nelle mani di Silimban, di Nobile. Piazza, 18 secondi alla fine, non può tenere palla però fino all'ultimo, anzi sì, 13 secondi, 10 secondi alla fine, 8 secondi. Piazza, scarico per Desardo, bravissimo Iattoni a mettere le mani a Desardo, a fargli perdere il tempo, Desardo prova la tripla, errore, finisce con Silimbani che ormai mi ammassa con una pallonata dalla propria metà campo. 39-41 dunque finisce il primo tempo con la Rechico avanti di due punti, ci vediamo tra 15 minuti per il secondo tempo. Ritorniamo in diretta dalla Chioin Arena di Padova, 3.25 alla fine dell'intervallo, all'inizio del secondo tempo, il secondo tempo che sicuramente non sarà da meno di quanto abbiamo visto nella prima parte di gara, 41-39 il parziale in favore della Rechico. Vado un attimo a darvi le statistiche: Simone Aromando 1 punto, Marco Perin 9, Silimbani 5, Benedetti 6, Venucci 5, Iattoni 2, Pagani 4 e Chiappelli 9. Questi sono i giocatori che sono andati a referto con i punti, a cui si aggiunge Brighi che non ha ancora segnato, mentre non è entrato Milosevic. 6 su 10 da 3, sicuramente una statistica molto importante, così come le palle perse, che ricordiamo dopo le 6 del primo tempo, nel primo quarto non ce ne sono state altre nel secondo, sintomo di maturità da parte proprio dei faintini. Dall'altra parte invece vediamo Schiavon con 4 punti, Miaschi con 2, Piazza con 10, Nobile con 3, 7 Maresca, 4 Desardo, 9 Crosato. Diciamo che sono stati un po' Piazza e Crosato a scambiarsi il testimone nella prima parte di gara. C'è stato Piazza che è stato davvero decisivo nel primo quarto e nella prima parte del secondo,
dopodiché la scena si è presa a Crosato con le sue due triple che hanno portato avanti il Padova. Poi Fainetta è stata bravissima a rifarsi sotto e a recuperare il passivo. Andiamo intanto a vedere cosa sta succedendo negli altri campi, anzi cos'è successo. Nel primo tempo abbiamo Vicenza che sta vincendo 45-36 con Bernareggio, Lecco che sta vincendo 31-27 con Reggio Emilia e Palermo che vince di un punto 17-16 a Rimini. Dopo però il primo quarto, partita iniziata in ritardo, ricordiamolo, perché c'è stato un problema al Flaminio di Rimini, tra l'altro perché è spugnato la Faenza una decina di giorni fa, poco più, entrava acqua, dunque alle 16:30 è stato un summit con gli arbitri, hanno deciso come da regolamento di spostarsi nella vicina Sant'Arcangelo, ricordiamolo che si può spostare in una palestra con la capienza ovviamente del campionato in questione all'interno del proprio comune. Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina. È iniziata un pelo più tardi questa partita, 35 secondi intanto qui a Padova per l'inizio del secondo tempo. Ricordiamo intanto un po' anche la classifica, con Faenza che vincendo andrebbe a 4 punti dal secondo posto occupato da Piacenza e Crema, vittoria proprio di Piacenza ieri su Crema che ha il 2-0 anche nello scontro diretto. Mentre in questo momento qui a pari punti con Faenza c'è Vicenza che domenica arriverà proprio al Cattani in uno scontro diretto che promette davvero scintille. E poi ci sono a meno 2 i Tigers che hanno fatto il colpo di giornata battendo 100. Campionato questo che sta davvero riservando grandi emozioni. Intanto l'urlo Faenza si sente vivissimo anche qui alla Chioene Arena, una partita questa che è vicina a casa, no? Una trasferta di quelle facili tra virgolette, anche se chiaramente ringrazio a nome di società, a nome dei tifosi, coloro che hanno deciso di passare la domenica pomeriggio qui in vetro. Parte il secondo tempo, Venucci, Perin, Iattoni, Schiappelli e Pagani per Faenza, dall'altra parte invece abbiamo Piazza, Crosato, Nobile, Desardo e Schiavon. Primo possesso proprio nelle mani di Faenza, Perin perde palla rubata da Piazza, velocissimo il playmaker in maglia bianca, palla sotto per Desardo, poi fanno buona guardia tutti, fuori per Crosato, il piazzato di Crosato è lungo, Iattoni va a disturbare Nobile, il pallone lo prende Pagani con due mani, la passa da quell'altra parte per Perin, gioca due con Pagani, grande canestro di Giordano, davvero al posto giusto, al momento giusto, sta dando ottime risposte dopo, ricordiamo, qualche partita un po' sottotono per colpa di problemi fisici. Crosato per Nobile, Schiavon, ancora Crosato, 6 secondi per costruire un'azione, Piazza sotto per Nobile, prova con Iattoni ma deve scaricare per Piazza, la tripla di Piazza segna, bravissimo Piazza, allo scadere dei 24 è suonata. Suonato il gong dei 24, il momento in cui il pallone stava proprio per entrare nel canestro. 43-42 per l'Arechico dunque. Venucci prova da 3, errore. Rimbalzo di Nobile. 8:38, passato 1:20 di questo terzo quarto. Palla nelle mani di Piazza. Su di lui Pagani, Piazza fuori per Schiavon. Prova la tripla Schiavon, errore, fallo di Nobile. Rimbalzo su Iattoni. Si danno un 5, Schiappelli e Iattoni. Fallo del numero 15, Nobile. Secondo fallo. Secondo fallo personale. Ricordiamo che in panchina di Padova c'è anche Canelo, difficilmente entrerà, ricordiamo è entrato in settimana dopo l'infortunio al retto femorale che ha tenuto fuori quasi un mesetto. Si è andato dall'altra parte, Perin, tripla, errore, Schiappelli come una piovra, recupera palla, poi però gli sfugge Piazza contro Venucci, Schiappelli grande difesa, però un pelo oltre, anche se Schiappelli proprio qui davanti a me con la faccia dice, con l'espressione di non aver fatto fallo. Il fallo c'è, secondo fallo, ci saranno due liberi per Piazza, diciamo che è stato molto molto bravo a non permettere a Piazza di fare anche il canestro, dunque gli darà solo
tra virgolette due liberi. Piazza segna il primo, 43 pari. Segna anche il secondo, dunque nuovo vantaggio per Padova, 15 punti per Piazza che ricordiamolo settimana scorsa proprio qui alla Chioni Arena contro Lugo ha segnato ben 30 punti. Iattoni fuori per Venucci, 7.54 alla fine, più 1 per Padova, scarico per Iattoni, è libero Iattoni da 3, prova il tiro corto, Crosato recupera palla, fa poi buona guardia sul ritorno di Iattoni che non riesce a disturbarlo, allora palla per Piazza, intanto incitamento da parte della panchina di Faenza per i giocatori, Piazza, buon movimento fuori per Nobile, il piazzatone di Claudio Nobile, due punti per lui, 5 personali, 4-6-4-3, 7-20 alla fine, Chiappelli, body check contro l'avversario, gioca due con Iattoni, Chiappelli ancora da sotto fino in fondo, si prende il fallo, peccato, non si è preso anche il canestro, la palla ha rimbalzato sul ferro ed è uscita, fallo comunque di Schiavon, secondo fallo personale, secondo fallo per Schiavon, differenza notevole tra i due. Chiappelli ha sfruttato fino in fondo il mismatch, poi ricordiamo come detto poco fa non ha fatto il canestro, non fa neanche il primo libero. Ora Joe va col secondo, sbaglia anche il secondo, 4-6-4-3, questo chiaramente non bisogna farlo, è una partita che si preannuncia combattutissima fino alla fine, non bisogna assolutamente concedere tiri liberi. Schiavon prova la tripla, errore, riprende però anche il rimbalzo, c'è forse fallo di Iattoni, gli arbitri lasciano correre, bravissimo Desardo fino in fondo, un canestro Desardo di grandissima fattura, 48-43, più 5 Padova, 6-39 alla fine, non un buon momento per Faenza, Venucci si prende la tripla, Venucci, errore, rimbalzo però di Chiappelli che strappa la palla e la mette nel cesto, 11 sono i suoi punti, 45 quelli della Recchico, 48-45, più 3 Padova, 6-18 alla fine, ancora Desardo sotto per Iattoni, Iattoni però ci mette il corpo, Desardo sbaglia, recupera il rimbalzo proprio Iatto per Perin, 6-08 alla fine, Perin va per Iattoni, Perin, Venucci, la tripla di Venucci, errore, tiro un po' affrettato di Mattia, la palla è finita sul fondo campo, dunque 5-55, più 3 Padova, Nobile, su di lui Pagani, Piazza, Chiappelli, blocco di Nobile, prova il pick and roll con Piazza, non va perché Piazza prova fino in fondo, erroraccio di Piazza, si lamenta anche per un fallo, non me la sento di dire che Piazza abbia detto una cavolata. Venucci fuori per Iattoni, entra Iatto, scarico per Venucci da 3, ancora errore di Venucci, poi c'è la spinta di Pagani su Nobile, Nobile finisce fuori dal campo, gli arbitri lasciano correre, rimessa a Padova perché l'ultima a toccare è stato Pagani, gioco un po' all'inglese se mi pagate questo, se mi passate questo termine calcistico, fanno molto giocare i due arbitri. 5-10 intanto alla fine del terzo quarto, sempre più 3 Padova, Crosato prova la tripla ma Perin gli mette la mano, allora desiste, palla sotto per Nobile, si gira Nobile, errore, ma Pagani è più veloce di tutti, bravo 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 Pagani, quarto rimbalzo per lui, Venucci prova a mettere il turbo, poi però si arresta, due su di lui, perde quasi palla, poi la recupera, bravissimo Venucci, ma bravissimo anche Desardo ad avergli rubato palla, davvero tanta classe in questa azione, Chiappelli prova la tripla, è cortissima, e palla va nelle mani di Nobile, non ha idee chiare Faenza in attacco, male in attacco in questo avvio, anzi ormai metà di partita, Piazza dorme Venucci, Piazza li fa canestro praticamente davanti, 50-45, più 5 Padova, allora un time out mai come in questo momento opportuno chiesto da coach Regazzi,
troppe conclusioni da fuori. E anche un po' affrettate in certo ambito, non ha, non benissimo davvero, ha, ha subito molto il gioco, segnando 4 punti e subendone 11 con un Piazza che sta facendo molto bene. Quattro punti dunque in 6 minuti per Faenza. Io vi ricordo il prossimo appuntamento, vi aspettiamo tutti domenica prossima al Palacattani per il big match contro Vicenza, un incontro che davvero potrebbe dire tantissimo per la classifica. Si alza il coro, Faenza, Faenza. Già in campo i 5 giocatori, Faentini, Perin, Chiappelli, Iattoni, Pagani, Venucci, che hanno tantissima voglia di riscattare questi primi 5 minuti e 28 non positivi, dove hanno segnato solo 4 punti, 50-45 dunque, si riparte 4-30 alla fine del terzo periodo, palla nelle sagge mani di Venucci, fuori per Perin, Chiappelli, Perin, gioco a 2, Perin prova a entrare, mette il turbo, però si prende non solo i 2 punti, ma anche il fallo, ce n'è dunque per 3, 11 sono i punti di Perin. È partito, ha voluto fallo del numero 13, Piazza, battere Piazza, secondo fallo di Piazza. Piazza ha dunque commesso il suo, la sua seconda penalità, sbaglia ancora Perin, ma invasione si ripete, però io dico che qua siamo già sul 5 su 11, quindi vorrei che Pero la mettesse. Mi ha ascoltato Pero, 12 punti, 6 su 12 è pochissimo ai tiri liberi come percentuale di squadra. Speriamo davvero che d'ora in poi i canestri possano arrivare. 50-48, meno 2 Faenza, 4-0-5 alla fine. Pagani su Piazza, Piazza fuori per De Sardo, prova a entrare, bello lo scarico per Nobile, errore di Nobile, la palla va nelle mani di Venucci perché Pagani ha fatto ancora una volta un grande gioco difensivo. No look, passaggio no look per Pagani che al volo schiaccia, mamma mia, queste cose le abbiamo viste fare da Romando, invece l'ha fatta Pagani. 50 pari, break perentorio di 5-0 per l'Arechico dopo l'uscita dal timeout. Piazza, bello il movimento di De Sardo, Chiappelli ci mette la mano, commette il terzo fallo. Terzo fallo personale, cambio Virtus Padova, esce Schiavon, entra Miaschi. Entra intanto Miaschi ed esce Schiavon per Padova. Terzo fallo dunque di Chiappelli e due liberi per Piazza. Sbaglia il primo Piazza. 7 su 12 tiri liberi per Padova. Segna il secondo, sono 16 per Piazza. 51 a 50. 3 e 30. Alla fine del terzo quarto, Venucci, Perin. Chiappelli. Ha ripreso smalto comunque Faenza. Piazza spallata su Perin, se ne vede, se lo vede la, l'arbitro diletta fallo Bandinelli. Numero 13, Piazza. Terzo fallo per Piazza. Terzo fallo personale. Piazza e Chiappelli sono gli unici con 3 falli a testa, già 4 falli commessi da Padova e 2 soli da Arechico, è per questo che dico che sarà necessario segnare i liberi perché al prossimo si tira. Pagani sotto, liberissimo, sbaglia però Pagani, un erroraccio che anche il coach Legazzi non prende bene. Nobile rimbalzo, palla nelle mani di Piazza che chiama lo schema, 3 minuti esatti alla fine del terzo quarto, sempre più 1 per Padova. Miaschi fuori per Piazza, 10 secondi per imbastire un'azione, giocano sempre al limite del 24. Miaschi, 3 secondi alla fine, Miaschi poi tira una preghiera, l'errore, ma attenzione, no, fischiato prima il fischiata, quindi infrazione di 24 secondi a Padova, molto bene perché sarebbe stato il fallo di Venucci su Piazza.
Dunque, rimessa dal fondo per Faenza, 2.43 alla fine, qui 1 Padova, 51 a 50. Schema L, chiamato da Venucci, Perin. Chiappelli, 2.35 alla fine, Iattoni, Perin. Per Pagani, buona circolazione di palla di Faenza, poi Perin cerca Venucci, ma Desardo ci mette la mano. Gnaschi, piazza. Desardo libero da tre, errore, rimbalzo di Chiappelli. Faenza è come il gioco della coperta, c'era Crosato pronto per lo sparo da tre, ha preferito mettere, lasciare libero Desardo. Desardo ha sbagliato, ha fatto bene a fare questo. Pagani da sotto, questa volta Giordano mette il suo decimo punto, 51-52. Cliente scomodo Pagani per uno che ha molta più esperienza di lui come Nobile. Gnaschi, 1.50 alla fine, Crosato sotto, Perin, gioca con il corpo, Perin, Nobile, ma ci mette, ma Chiappelli non lo fa tirare, poi Nobile prova un passaggio per Gnaschi, la palla va sul fondo, cade anche Nobile, Iattoni lo invita a rialzarsi. Time out Padova. Virtus Padova. Venucci spara la tripla a gioco fermo. Dunque 52-51 più un orecchicco, 1.40 alla fine. Andiamo a vedere un po' cosa sta accadendo negli altri campi. Più 6 di Vicenza su Bernareggio, più 5 di Lecco su Reggio Emilia, più 7 di Palermo a Rimini. Al 16esimo ricordo dunque che ieri Desio ha vinto a Lugo, Forlì ha battuto Cento, Costavolpino ha battuto il Ginate, Piacenza ha battuto Crema. Attenzione proprio a Costavolpino, perché sarà la trasferta che attende la Recchico dopo la pausa del campionato. Ricordiamo che settimana prossima ci sarà l'ultimo incontro della, prima della pausa, appunto Faenza-Vicenza, ore 18 Palacattani, poi ci si fermerà per la Coppa Italia di Serie B che si svolgerà a Fabriano e a Iesi, e poi si ritornerà il 10 marzo alle 20.30, alle 21 scusate, a Pisogne contro Costavolpino, squadra che sta facendo vedere davvero grande carattere nelle ultime giornate, ha vinto due partite consecutive e si è rilanciata per abbandonare l'ultimo posto. Si torna in campo, Venucci, Iattoni, Pagani, Chiappelli, Perin. I nostri eroi sono sempre quelli di prima del time out, 1.35 alla fine. Coach Urbini, vediamo se ha instradato bene i suoi. Chiappelli, linea di fondo, segna Chiappelli. 13, 51-54, che bello il movimento di Gio. Più 3, Recchicco, 1.20 alla fine, 80 secondi, piazza, Gnaschi. Fa un attacco di Gnaschi. Fallo del numero 16, Maresca. Anzi, di Maresca. Infatti, mi sembrava. Chiedo scusa, non ho visto bene l'azione. Maresca, terzo fallo per l'ex giocatore di Piacenza. 1.10 alla fine, più 3 Recchicco, Venucci, il piazzato di Mattia. La mette Mattia, perché Mattia non può sbagliare più di due tiri consecutivi. 5-1-5-6, buon tesoretto adesso di Faenza, che è il massimo vantaggio dell'incontro. 50 secondi intanto alla fine, 12 per imbastire un'azione, piazza, Venucci su di lui, piazza prova a sfidare proprio Venucci, si prende il tiro, piazza, errore, rimbalzo di Venucci. E siamo già dall'altra parte, Perin, 39 secondi, l'inerzia adesso sembra essersi spostata nelle mani di Faenza. Perin, bella palla, gioca due sotto con Pagani, Pagani vola per terra, fallo di Nobile su di lui. E due liberi per Pagani. Sili intanto è pronto ad entrare. Nobile è il terzo di piazza. Anzi, scusate, quarto fallo di piazza. Quarto fallo personale. Cambio Faenza. Esce Chiappelli. Chiappelli. Entra Sili, cambio Virtus, esce piazza ed entra piazza, intanto si lamenta con l'arbitro Bandinelli per il fallo, un po' si lamentano un po' tutti perché dicono della sbagliata. Cambio Virtus, esce piazza, entra
assegnazione del fallo, l'arbitro non torna sul proprio, sulla propria decisione, dunque esce Piazza, entra Calzavara, Pagani sbaglia il primo, sfortunato però, la palla ruota, gira intorno al ferro in maniera molto beffarda e sbaglia anche il secondo. 30 secondi alla fine, più 5 rettico, palla nelle mani proprio del nuovo entrato Calzavara. Calzavara bravissimo, si rimbane a rubargli il pallone, regalare l'ultimo possesso del terzo quarto alla Recchico. Venucci, 15 secondi alla fine, vediamo se giocherà fino all'ultimo questo possesso Faenza. Pagani prova il pick and roll con Venucci, Venucci il piazzato di Mattia, la classe di questo giocatore. 51-58, attenzione, se andrà dall'altra parte Miaschi, finisce così il terzo quarto, 51-58. Con questo assolo di Venucci negli ultimi secondi, ma davvero vorrei sottolineare la grande prova, la grande prestazione di Pagani, perché sono quei movimenti che alla fine magari non si vedono molto, ma sono importantissimi nell'economia del gioco. Ricordiamolo, la vittoria ad esempio della la rimonta contro Piacenza, sia Coach Legasti sia Perini settimana dopo quella partita dichiararono sì, abbiamo fatto una gran rimonta, ma senza uno come Iattoni che ci dava quella pericolosità soprattutto in difesa per i lunghi avversari, era, è stato molto difficile. Così come oggi Pagani sta facendo un lavoro incredibile in difesa, il, fa sempre trovare pronto al momento giusto, blocchi, quant'altro, davvero tanta tanta roba, come si dice. E comunque una ottima prestazione, perché 5 su 7 da 2, 5 rimbalzi, 10 punti, il miglior marcatore di Faenza invece Cappelli con 13, poi per in 12, proprio Pagani 10. Dunque, buona... per vincere 3 giorni a Parigi. Buona Recchico fino ad ora. Adesso vediamo ufficiale della Virtus Padova, strada battaglia al Vignasego in questi ultimi 10 minuti. Energia Nero Verde, dove siete finiti? 10 minuti mancano e non abbiamo ancora sentito. Energia Nero Verde, dove siete? Forza, forza! Tanto lo speaker chiama a incitare l'energia, chiama a incitare il pubblico padovano dell'energia nero-verde, come neanche a farlo apposta, si è sentito Faenza Faenza, si può capire, visto che oggi siamo abbastanza sul pezzo, come si suol dire, come tifoseria. Allora, ultimi 10 minuti, Iattoni, Silimbani, Pagani, Venucci e Perin, dunque le due torri gemelle, fa giocare Coach Regazzi, dall'altra parte Calzavara, Nobile, Desardo, Miaschi e Crosato, non va invece Rubini, non vuole invece Rubini far giocare Piazza, 4 falli sono obiettivamente troppi. Crosato spara la tripla, 5-4, 5-8, inizia così con la quarta tripla di Crosato. Speriamo possa essere un buon segnale per Faenza, per far ricordare questo giocatore da 3 le fa. Dall'altra parte Iattoni sbaglia proprio la tripla, rimbalzo di Nobile. Nelle mani di Calzavara, sono passati 40 secondi, sempre più 4, Recchico, Miaschi fuori per Nobile, Nobile su Pagani, Desardo prova il piazzato, Venucci, ottimo rimbalzone, Desardo prova a rubar palla a Venucci, ma lui non si fa rubare palla. Chiama lo schema, ancora Desardo, davvero un gran bel giocatore. Venucci fuori per Iattoni, passaggio un po' troppo difficile per Pagani, non si capiscono i due, la palla finisce sul fondo, escono Pagani e Iattoni, entrano Chiappelli e Brighi. Iattoni chiamava anche un tocco di un giocatore di Padova, ma sinceramente non si sono capiti i due. Tanto Miaschi va a scontrarsi con l'arbitro Bandinelli, scena abbastanza curiosa. Sempre più 4 Recchico, 8:50 alla fine, 1:10 è passato di questo ultimo quarto. Miaschi, ma adesso la difesa di Faenza fa buona guardia soprattutto su Crosato che adesso ha palla. Miaschi prova la tripla, segna Miaschi,
57 a 58, due triple consecutive per Padova. E poi palla, buon anticipo di Padova, palla dunque per Faenza, 8-27 alla fine. È iniziato benissimo Padova con un break di 6-0. Venucci si prende il piazzato, Mattia l'errore, rimbalza ancora Di Nobile, non ci siamo a rimbalzo. Questi primi due minuti scarsi di ultimo quarto ha fatto vedere una Recchicco non attenta come poco fa. Miaschi sbaglia, poi nel traffico Calzavara recupera palla, bravissimo, fuori per Crosato, si rimbalza e ci mette la mano perché non vuole l'ennesima tripla sua. 8 secondi per imbastire un'azione, Miaschi si rimbalza su di lui, 5 secondi, la palla, no, fallo di Perin, pensavo fosse infrazione di piede, invece il fallo di Perin. Secondo fallo personale, cambio Faenza, esce proprio Perin, terzo fallo al posto suo, Benedetti. Dunque canonici 14 secondi e Calzavara va alla rimessa. Nobile, Benedetti su di lui, Menucci, Nobile, ancora Crosato, libero da tre, Crosato sbaglia, rimbalzo di Calzavara, rimbalzi dove stiamo soffrendo. 7:40 alla fine, sempre più uno Recchicco, ricordiamo break di 6-0 di Padova con la tripla di Crosato, la tripla di Miaschi, proprio Crosato adesso, movimento da lungo, si prende il fallo, due liberi. Fallo del numero 19 Chiappelli. Quarto fallo, quarto fallo di Chiappelli, questa non è una buona notizia. Crosato ai liberi. Segna il primo, parità. ...58-58... adesso ha la possibilità anche di sorpassare Padova. Segna anche il secondo, Crosato. 14° punto, 59-58, dunque break di 8-0 per Padova. Più uno, 59-58, 7-19 alla fine, Brighi. Fallo di Miaschi, se non andiamo errati, sì. Fallo del numero 11, Miaschi. È il primo fallo. Primo fallo personale. Benedetti fuori per Venucci, prova a entrare Venucci, scarico per Brighi, fuori per Chiappelli, la tripla di Joe, segna la tripla Chiappelli, 16° punto, tripla fondamentale dal lato proprio del morale per Faenza. Mancano intanto 7 esatti alla fine, anzi 6:52. Più uno Recchicco, 6-1, 5-9, sarà una battaglia fino alla fine. D'Esardo, bravissimo Brighi, che lo mura e la palla non va, il suo tiro non va a bersaglio, c'è già il rimbalzo di Faenza, siamo dall'altra parte. Chiappelli, Venucci, Silimbani prova a sfidare Nobile, si prende il fallo di Nobile, che è il quarto, no, terzo fallo, scusate, terzo fallo di Nobile. Due falli di squadra anche per Padova, ma davvero bellissimo Brighi a chiudere l'angolo, buono per D'Esardo che ha sì tirato a canestro ma senza fortuna. Brighi, Silimbani, 6:30 alla fine, sempre più due Recchicco, fallo su Venucci, gli arbitri lasciano correre, poi Venucci, bel gioco a due con Silimbani, Venucci ancora prova a entrare, forse c'era fallo su di lui, gli arbitri lasciano correre Miaschi e poi Silimbani con Miaschi in contropiede, Silimbani gli va a rubare palla da dietro, Brighi va a recuperare questo pallone davvero che è schizzato dalle mani di Miaschi, grazie a Silimbani, ancora Brighi, stavolta si prende il fallo Brighi. Faenza davvero ha fatto due squilli importanti. Fallo del numero 10, fallo di Calzavara, primo fallo, primo fallo personale.
6-0 alla fine, sempre più 2 Recchico. Rimessa Faintina, Venucci, su di lui De Zardo, Venucci, Brighi da 3, prova Brighi, sbaglia e va Calzavara a prendere il rimbalzo. Un buon tiro, un po' sfortunato, ancora crossato da 3 che non tira, però Benedetti va su di lui, Miaschi prova ad entrare, Silimbani fa buona guardia su di lui, crossato, ancora buona difesa, poi c'è il fallo di Silimbani. 5:46 è volata questa partita, davvero volata. Secondo fallo di Sili, entra Piazza adesso per gli ultimi 5 minuti. Sempre più 2 Recchico, ricordiamolo, 5:46 alla fine. La cattiva notizia per Faenza, attenzione crossato, prova la tripla, ancora crossato, quinta tripla, 6-2, 6-1. Ragazzi, non l'ha presa bene, poi Miaschi commette fallo. Quarto fallo di squadra per Padova, si tirerà dalla prossima azione. Meno 1 Recchico, 5:27 alla fine. Arbitraggio molto strano, nel senso che fischia alcune cose francamente evitabili e non vede altre che sembrano palesi. 5:20 alla fine, Brighi, Silimbani, comunque un buon arbitraggio fino a questo momento. Benedetti, Brighi, prova la tripla, no, non va perché scadono i 24 secondi e Faenza perde palla e time out Faenza di coach Regazzi. Poco fa dunque la quinta tripla di Crosato. Su 9 che ha quasi segnato solo lui da 3 di Padova, 8 triple, 5 su. Intanto andiamo a vedere cosa sta succedendo negli altri campi. A 6 dalla fine Bernareggio vince di 3 a Vicenza e a Lecco. Lecco e Reggio Emilia sono sul 55 pari, che qui a 6 dalla fine invece a Rimini Palermo vince di 5 all'intervallo, partita ricordiamo iniziata un po' in ritardo. ...5-12... alla fine ...62-61... partita questa importantissima per Faenza per conquistare punti importanti per arrivare nelle prime 4, che questo è l'obiettivo assolutamente alla portata. Ma nelle ultime 8 partite, contando ovviamente anche questa, ci sarà da sudare. Si torna in campo, Piazza, possesso Padova, 5 minuti alla fine del match. Miaschi prova la tripla, ancora Miaschi la tripla, ottavo punto per lui, 6-4, 6-1. Più 3, più 5, scusate, 6-5, 6-1, giustamente. Poi prova ancora Faenza, sbaglia, palla recuperata da Miaschi, attenzione adesso, attenzione, perché Padova è una squadra che non va assolutamente fatta esaltare, soprattutto con i suoi giovani De Zardo e Miaschi. Si è visto adesso, Miaschi non ha fatto finora granché, ma è stato protagonista negli ultimi minuti. Proprio Miaschi, palla in mano, 3 secondi alla fine, prova a entrare, bella azione, sfortunato, la palla non gli entra, rimbalzo di Pagani, Perin, palla nelle mani per lui, prova la tripla Perin, segna, solo, rete per Perin, 15° punto per Perin, 6-5, 6-4, si parla solo a suon di triple, 4 minuti alla fine, una lunga volata, crossato, fallo di Cappelli, quinto fallo di Cappelli. Fallo del numero 19 Cappelli, quinto fallo personale. Entra
entra Iattoni. Entra Iatto al posto di Chiappelli. Fallo lampante, è andato in controtempo su Crosato. Due liberi per Crosato. Sbaglia il primo Crosato, ricordiamolo, 6-5, 6-4 più 1 Padova, 3-56 alla fine. Sbaglia anche il secondo, poi bravissimo Desardo a prendere il tappino e segnare, 6-7, 6-4. Dunque, converte lui. Due punti, poi siamo già dall'altra parte, c'è un errore da parte di Faenza, ma poi c'è l'ultimo tocco da parte di Padova, però stanno parlando un po' troppo i giocatori di Padova, visto che poco fa hanno redarguito Regazzi, perché giustamente stava parlando. Cambio Faenza, Brighi, esce Venucci, entra Brighi. Entra Brighi, un problema fisico sembra per Venucci. Sì, un problema fisico. Sto adesso andando con il massaggiatore, con il fisioterapista Lega. Brighi, Perin, 3.40 alla fine. Meno 3 Faenza. Perin, la tripla, la mette Perin! 18, parità. 6-7, 6-7. Perin da 3, mamma mia. Che partita che sta facendo oggi Perin, assoluta parità a 3.20 dalla fine, una lunga volata ci attende Benedetti, Piazza, bel movimento di Piazza, poi ancora Miaschi, spunta su tutti e segna il 69-67, 3.03 alla fine, Perin, Pagani sotto per... scusate, Iattoni per Pagani, poi però viene anticipato Pagani da Nobile, palla ancora nelle mani di Padova, 2.50 alla fine, possesso importante per Padova, la tripla di Miaschi, no! Tripla più fallo! Tripla più fallo! Time out, Faenza! Non hanno ancora segnato i tre punti, ma direi che tanto time out richiesto da coach Regazzi. 7-2-6-7. Un Miaschi che sta dimostrando davvero tutta la sua bravura. Un 2000, ricordiamolo, Regazzi è una furia in panchina. Ha avuto un momento. Ha avuto un momento la Rechicco di... sbandamento, è stata colpita soprattutto nel, con i tiri da tre. E ha anche un libero aggiuntivo Pagani, Iattoni, Brighi, Benedetti e Perin sono già in campo. Va Miaschi adesso, 13 sono i suoi punti, con 3 triple. Segna anche il libero aggiuntivo. Quindi gioco da 4 punti di Miaschi, 7-3, 6-7, meno 6. Sbaglia, Faenza da 3, poi c'è però il rimbalzissimo di Pagani, fallo. Anzi, palla 2. La freccia dice Padova. Anzi no, Faenza, non abbiamo capito molto questa fischiata sinceramente. Comunque, palla 2 e la freccia diceva dunque Faenza. Perin prova a entrare, palla per Pagani, fallo probabilmente su Perin, però Pagani mette tutti d'accordo mettendo 2 punti, 12 punti, 7-3, 6-9, 2-24 alla fine. Difesa, stanno urlando i coach di Faenza, Gresti senza voce, Miaschi raddoppio su di lui,
Ancora Miaschi, infrazione di doppio palleggio di Miaschi. Buona, buona, buona questa difesa di Faenza che ha messo in difficoltà il talentino di scuola Reyer Venezia. Benedetti, palla in mano, 2-10 alla fine, meno 4 è lunghissima. Pagani per Perin. Fallo in attacco di Iattoni. Fallo del numero 13. Fallo in attacco di Iattoni, è il suo secondo fallo. Sprecato questo possesso. 2-0-3. 2 adesso alla fine. Piazza. Miaschi fuori per ancora Piazza, gioco a 2. Benedetti, 10 secondi per costruire un'azione. Piazza fuori per Nobile. Miaschi prova la tripla, Miaschi è corta, poi la rimbalza di Crosato, fallo di Pagani su di lui. Fallo del numero 16 Pagani. Quarto fallo per Pagani. Due liberi. A 1:42 dalla fine, due liberi per Crosato. Segna il primo Crosato. 18. 7-4-6-9. Dunque l'opportunità. Di ritornare più 6 Padova. Sbaglia il secondo. Invasione di Padova. Ma anche sta fischiata non. Invasioni sui tiri liberi non sono mai, diciamo, nei miei pensieri. 7-4-6-9 comunque, intanto siamo già dall'altra parte. Fallo di Miaschi. Due liberi per Perin. Terzo fallo per Miaschi. Dunque, ricapitoliamo la situazione: più 5 Padova. Intanto Venucci rientra, questa è la buona notizia. Esce Benedetti, entra Venucci, dunque non sta benissimo, però diciamo che le sapienti mani del fisioterapista Lega lo hanno comunque rimesso in sesto. Due liberi però per Perin, due liberi fondamentali. Segna il primo pelo, 19, 74-70. Anche il secondo di Pero va col ventello. 7-4-7-1, 2 su 2 di Perin. Adesso meno 3, 1 minuto e 30, 90 secondi per decidere il vincitore di questo incontro davvero appassionante. Desardo prova lui fino in fondo. Miaschi, 5 secondi per costruire un'azione. Miaschi prova ad entrare, Iattoni gli ruba palla. Qui fischia un fallo contro Iattoni. Fallo del numero 13 Iattoni. Terzo fallo personale. Bravo Miaschi. Segna il primo. 7-5-7-1. E segna anche il secondo. Sono 15 per lui. 7-6-7-1, 1-0-9. Adesso Faenza Perin da tre ancora Perin, scusate, questo me lo sono dormito un po' in diretta, ma ho visto 7-6-7-4, dunque 55 secondi, ho sentito l'urlo dei tifosi faentini, meno 2 Faenza, 50 alla fine. Miaschi, Crosato, 8 secondi per imbastire un'azione. Piazza, Iattoni si fischia però a senso unico, adesso sembra che fischiano, che commettano falli solo quelli di Faenza. Iattoni, fallo, quarto fallo, due liberi per Piazza. Adesso però bisogna non perdere la testa. Giustamente stanno dicendo, stanno fischiando fallo, attenzione perché prendere un tecnico adesso sarebbe
veramente l'ultima delle cose da fare. Piazza sbaglia il primo, ricordiamolo, meno 2 Rechico, 44 secondi, sbaglia anche il secondo, sbaglia anche il secondo, è rimbalzo di Pagani, Perin, 40 secondi, 23 i punti di Perin, ricordiamolo, Iattoni, Venucci, Perin, prova Perin, da 3, sbaglia, poi però la palla in qualche modo finisce le mani di Venucci, la tripla di Venucci, errore, rimbalzo di Iattoni, 19 secondi alla fine, Perin prova la tripla, sbaglia ancora, tre triple consecutive sbagliate, poi commette fallo Faenza, è incredibile, che sfortuna, che sfortuna davvero. 9 secondi, 9 secondi, due liberi per Crosato. Per Crosato. Segna il primo. Crosato. Vediamo cosa fa. Segna anche il secondo. Dunque 9 secondi alla fine, Perin prova la tripla, la sbaglia, 7-8, 7-4, finisce qui. Faenza perde 7-8, 7-4, peccato per quelle tre triple consecutive. Peccato davvero. Da Padova è tutto, appuntamento a domenica prossima al match casalingo contro Vicenza. Da Luca Del Favaro dunque è tutto, buona serata a tutti.